Ciao a tutti! Oggi parleremo della base per la pittura d'olio, quindi quello che bisogna sapere quando si inizia a dipingere ad olio. Come vedete mi trovo in un posto ancora diverso dall'ultima volta. Questo è il mio atelier in casa mia, dove io dipingo e creo le mie opere. Allora, vi farò vedere in questo tutorial quello che serve per iniziare a dipingere ad olio. Iniziamo con i pennelli. I pennelli, come vedete, i miei sono molto vecchi e veramente molto consumati. Quindi, per la pittura d'olio, che è una pittura, diciamo, se si vuole, aggressiva, perché si usano prodotti che non hanno niente a che fare con l'acqua, ma prodotti, tra virgolette, chimici. Vale la pena usare pennelli in pelo di maiale, quindi non spendete un sacco di soldi per comprare pennelli tipo di pelo di martora o cose veramente costose, perché per la pittura d'olio è veramente peccato, visto che si rovinano subito. I tipi di pennelli che esistono sono il pennello piatto, che è questo, vedete, ha una punta piatta e dritta. E c'è in diverse dimensioni. Questo, ad esempio, è più piccolo. Magari lo metto qua che si vede meglio. Voilà. Poi c'è il pennello rotondo, come questo, che ha una punta rotonda e proprio che finisce a punta. E poi c'è il pennello a lingua di gatto, che è tipo questo, e vedete, lo metto qua sulla maglia così si vede bene. Vedete che ha proprio la punta che sale dritta e fa una specie di curva sopra. Questa forma si chiama a lingua di gatto. Questi sono i tre tipi di pennelli principali che servono nella pittura ad olio. Volendo si può acquistare anche un pennello a ventaglio, che spesso è molto utile. Il pennello a ventaglio è questo. Adesso lo stavo usando, quindi non guardate in che stato è ridotto, che è veramente pietoso. Comunque, come vedete, è un pennello che si allarga e dà tutte queste setole che danno proprio l'idea di un ventaglio. Questo pennello serve per fare delle velature, quindi stendere un sottile strato di colore molto trasparente sul quadro, oppure serve anche per fare proprio questi inserti. Praticamente il segno che lascia è tutte delle righe separate. Questo ve lo farò vedere più avanti quando vi farò proprio una dimostrazione pratica della pittura a olio. Oggi è veramente solo una spiegazione di quello che serve. Con i pennelli siete a posto. Una volta che avete questi, prendetene sempre non so, 3-4 pennelli piatti di diverse misure, dal fine al più grosso. 3-4 rotondi, 2-3 lingue di gatto e un pennello ventaglio. Per cominciare, questo vi basta e riuscite veramente a fare tutto. Seconda cosa che vi serve è ovviamente la pittura d'olio, i colori d'olio. Colore d'olio, io uso quelli della My Mary, ditta che ho già nominato, e uso il classico della My Mary. Ci sono diversi tipi, c'è quello più professionale, c'è quello studio un po' di qualità più bassa e poi c'è il classico, che è la via di mezzo ideale. E sono questi. Classico colore ad olio fini. Esiste una gamma veramente scusate, una gamma veramente molto grande di questi colori. Per iniziare, sicuramente io consiglio di acquistare i colori primari, che sono il giallo, il rosso che si chiama magenta e il blu che si chiama ciano. Come
con questi tre colori non arriverete mai ad avere, neanche mescolandoli, una gamma di colori veramente esaustiva e interessante. Quindi acquistate i tre primari e i secondari. I secondari sono il viola, l'arancio e il verde. E poi ovviamente il bianco ed il nero. Questi colori sono tubi da 200 ml, quindi belli grandi. Guardate la mia mano per avere una proporzione. Sono tubi belli grandi. Io uso questi perché ne uso tanto. Ci sono anche i tubi più piccoli, come questo. Questo è di un'altra marca. Questo è della Winsor & Newton. E questi tubetti sono da 37 ml. Quindi magari per iniziare prendete questi piccoli. E poi esistono anche, per chi fa un uso grosso della pittura d'olio o fa tele molto grandi, le lattine. Queste sono sempre della My Mary. Questo è un giallo primario. E sono lattine da 500 ml. Hanno la chiusura proprio come le lattine di vernice. E qui il colore più o meno si conserva bene, diciamo, se la chiudete bene dopo averlo usato si conserva. Una volta che avete i pennelli e i colori, servono le tele. Tele, ci sono le classiche tele fini, vedete, con i chiodini qua. Adesso, tra l'altro, in commercio le trovate anche fini. Senza chiodini, praticamente invece di essere chiodate sul bordo, vengono chiodate dietro, in modo che resta un po' più carino se non mettete cornici. Per esempio, io faccio molto astratto e non mi piacciono le cornici, io sono proprio una cosa che odio sono le cornici e quindi appunto prendo quelle con la chiodatura all'interno. Questa è una tela della Pictor, la Pictor è una buona marca per le tele. E adesso la vedete così un po' tipo un muro, perché questo è già è un fondo che ho già preparato con della sabbia. E questa è tecnica anche, poi ve la spiegherò comunque più avanti. Ma era giusto per farvi vedere la tela. Tele, prendetele possibilmente in cotone, già bianche, quindi di modo che la base non dovete darla voi. In alternativa a queste ci sono queste nuove, tra virgolette, perché, beh, nuove perché non è molti anni che ci sono, queste tele che vedete hanno un bordo molto più largo, senza, ecco, queste per esempio sono affrancate nel retro con delle graffette. E queste tele sono molto belle. Perché appunto avendo questo spessore così largo, permettono di essere appese senza cornice e creare un bel effetto.